storie di opere e di copie. Molte opere hanno avuto talmente tanta fama da essere replicate da altri. Sono copie che raccontano il successo di soggetti e mode desiderate dai collezionisti. Nelle collezioni dell'Ateneo di Macerata, alcune copie testimoniano queste fortune. Tra queste, la copia della Madonna del Divino Amore di Raffaello. L'opera originale è stata amata da tutti i suoi proprietari, più o meno leciti. Ecco la sua storia. 1516, commissionata da Leonello da Carpi a Raffaello, qualche anno dopo viene venduta al cardinale Alessandro Farnese per 343 scudi. 1734, Carlo di Borbone la eredita dalla madre Elisabetta Farnese e la espone alla Reggia di Capodimonte, a Napoli. 1798, trasferita momentaneamente a Palermo per essere salvata durante la campagna napoleonica in Italia. Dopo un po' di pace, ricomincia la sua avventura. 1943. Durante la Seconda Guerra Mondiale viene trasferita con altre opere all'Abbazia di Monte Cassino per ragioni di sicurezza. Ma con la creazione della linea Gustav, l'abbazia diventa strategica per controllare i collegamenti e quindi possibile bersaglio. 1944. I tedeschi della divisione Göring si occupano di trasferire le opere per riconsegnarle. E invece, approfittando dello sgombero dell'abbazia, due camion vengono deviati in Germania e le opere smistate tra importanti collezionisti privati. All'avvicinarsi dell'Armata Rossa, i tedeschi nascondono le opere trafugate. Il Raffaello, insieme ad altri, viene stoccato in una miniera di sale ad Altaosee. Vicini alla rovina, i tedeschi ordinano di far saltare la miniera. Solo grazie all'opposizione civile viene evitata questa enorme perdita. 1945. L'intera area delle miniere viene liberata dagli alleati e le opere vengono messe in sicurezza a Monaco. Due anni dopo, le opere vengono restituite al governo italiano. E la Madonna del Divino Amore, insieme ad altre opere, è esposta a Palazzo Venezia, a Roma, alla Mostra delle Opere Recuperate, per poi tornare al Museo Nazionale di Capodimonte, a Napoli.